Allora, cerchiamo oggi di fare il punto sull'Italia in modo particolare nel 1919. Il 19 è un anno ricchissimo e densissimo di significati. Il 19, il capitolo sarà poi il capitolo, ve lo dico, capitolo ottavo, gli argomenti li ritroverete nel capitolo ottavo. L'Italia nel 19 è attraversata da tantissimi mutamenti politici, da moltissime tensioni sociali e anche da una significativa crisi economica. Dunque è un po' un anno cruciale nella storia d'Italia, il 1919. Ieri vi ho già parlato di biennio rosso in Europa e vi ho anche già fatto gli accenni al biennio rosso in Italia. Vi ho parlato in modo particolare della serrata dei padroni, dell'occupazione delle fabbriche appunto del 20, fine agosto, settembre del 20. Oggi torniamo indietro e vediamo il 19 in Italia. Ci siete? Il 1919 è il primo anno dopo la prima guerra mondiale, è il primo anno del dopoguerra in Italia. E l'Italia è attraversata da pesanti, dicevo, difficoltà economiche. È un paese comunque si è indebitato, è un paese che ha dovuto convertire verso la produzione bellica gran parte della produzione, e dunque la bilancia dello Stato commerciale anche in negativo, perché l'Italia ha poi bisogno di più prodotti da importare anche a livello di materie prime rispetto a quelli che esporta. Qui si ha bilancia commerciale, bilancia estera. L'Italia nel 19 avrà bisogno di importare molto di più di quello che esporta, dunque la situazione è in negativo. La guerra ha anche chiuso molti traffici, dunque commerciali, lo sapete, guerra implica poi protezionismo e dunque chiusura dei traffici commerciali che si ripiegano verso l'interno, e dunque l'Italia è una situazione economica complessivamente difficile. C'è l'inflazione, fenomeno in tutta Europa che colpisce anche l'Italia, dunque i prezzi crescono, il ceto medio si è impoverito, si impoverisce, l'inflazione attacca proprio il reddito del ceto medio. La condizione dei contadini e degli operai non è sicuramente migliorata, anzi, dopo la guerra molte delle promesse di terra, di pensione, di lavoro, di aumenti salariali non ci saranno, e dunque anche l'illusione, va bene, di quella guerra, quegli orizzonti di gloria, il film, vinciamo, vale per tutti, francesi, inglesi, tedeschi, italiani, vinciamo e poi ci sarà un'Europa, un'Italia, uno Stato più forte, migliore, vantaggi. Gli orizzonti di gloria sono stati gli orizzonti di morte, di sofferenza, dunque la disillusione. La guerra ha un po' gettato a terra il velo, no? di una società in progresso, una società in via di miglioramento. Questa crisi che travolge il mondo contadino, il ceto medio, il mondo operaio, travolge, concetto a serie benissimo, la classe dirigente liberale. La classe dirigente liberale che ha governato l'Italia ininterrottamente da Cavour, il primo ministro della storia dell'Italia Unita, sino ad Orlando, che è il primo ministro che adesso si sta recando a Versailles, è il premier italiano, il capo di governo che si siede a Versailles nel trattare, diciamo, la ricostruzione dell'Europa e soprattutto nel trattare i benefici che spettano l'Italia. Da Cavour ad Orlando l'Italia è stata governata da liberali, poi liberali più di destra, conservatori, reazionari, liberali o liberisti, o liberali più progressisti, ok? E dunque abbiamo avuto il liberalismo di Cavour, abbiamo avuto poi dopo la sinistra progressista di De Pretis, ma poi la sinistra storica diventa autoritaria, reazionaria e liberale di Crispi, abbiamo avuto invece il liberal progressismo di Zanardelli, poi abbiamo avuto questo il centro liberale di Giolitti che cercavano di governare con accordi a destra e a sinistra, comunque sino ad arrivare poi alla destra più conservatrice di Salandra, Sonnino, la destra, okay, il mondo liberale più di destra, più di sinistra, più conservatore o progressista ha governato ininterrottamente l'Italia per oltre 50 anni. Questo blocco liberale va in crisi, ha perso molto credibilità proprio in seguito alla prima guerra mondiale, al disastro della prima guerra mondiale e alle elezioni si terranno nel 1919,
si affermeranno con forza due partiti di massa, il Partito Socialista e il Partito Liberale. Bene? Dunque emergono due nuovi partiti di massa, o meglio, un partito di massa è antichissimo, di fine 800, il Partito Socialista, ma che incassa dalla guerra molto consenso, perché le frustrazioni, le delusioni, la rabbia, va bene, del mondo operaio contadino, di anche un mondo liberale, di un mondo borghese, ok, va verso il Partito Socialista. Dunque il disastro della Prima Guerra Mondiale, l'incapacità, l'inefficienza, gli errori tattici del gruppo dirigente liberale portano consenso ai socialisti, adesso vi dico un po' come si dividono, ma portano anche consenso a un neonato partito che vi presento, importante da sapere. Nel 1919 nasce per la prima volta una formazione politica cattolica in Italia. I cattolici erano già entrati in politica anche attraverso il patto Gentiloni, cioè nelle elezioni del 1913 i cattolici avevano appoggiato questo centro liberale, in cambio questo centro liberale aveva promesso al mondo cattolico di fare leggi o di governare tenendo conto delle richieste e delle esigenze del mondo cattolico, ma non avevano fondato un partito, era un invito, cari cattolici. Cattolici italiani vuol dire quasi tutti, però uno può essere più liberale, socialista, anarchico, cioè caro cattolico, e anche essere magari cristiano. Quale cattolico vuol dire cattolico, che vuoi essere cattolico in politica, non solo nella tua fede. Cari cattolici che volete che il cattolicismo sia politico, che abbia una rappresentanza politica, votate noi, Patto Gentiloni, noi in cambio faremo delle politiche a vostro vantaggio, a vostro sostegno, che tengono conto del vostro punto di vista. Ma non c'era un partito, c'erano i movimenti, i gruppi, le associazioni. Nel 1919 Don Luigi Sturzo fonda il Partito Popolare Italiano ed è un partito a sfondo democratico, non un partito conservatore, non un partito liberale conservatore, non un partito elitario, ma un partito democratico. È un partito che vuole portare in politica la dottrina, okay, della Chiesa, ma anche una dottrina della Chiesa anche sociale, una dottrina della Chiesa aperta appunto alla dimensione del lavoro. Ve lo faccio vedere chi è. Don Sturzo, ok? Don Luigi Sturzo è questo uomo qua, ok? Don Sturzo dunque il fondatore del Partito Popolare e ha come legame anche le leghe bianche, cioè le leghe dei lavoratori nella Pindola Padano, in altre parti dell'Italia. Ma attenzione, si presenta comunque come partito a confessionale. Cosa vuol dire? Non un partito religioso, noi siamo un partito politico che assume su di sé i valori cattolici, ma non siamo un partito legato alla religione, va bene? Un partito espressione della religione e dunque magari della Chiesa, dei vescovi, dei preti. Poi che la Chiesa, il mondo del sacerdote, il mondo, possa averlo come punto di riferimento è una seconda questione, e non è così detto, Però si presenta come un partito politico a confessionale, non è un partito religioso, che però ha dentro di sé la dottrina cattolica e sociale del lavoro della Chiesa. Dunque un partito che si propone comunque di dare anche rappresentanza al mondo cattolico, contadino, operaio, il mondo dell'artigianato. Va bene? Don Luigi Sturzo. Vado già oltre. Questo partito diventerà poi, dopo il fascismo, o meglio, quando crolla il fascismo, siamo nell'estate del 43, 8 settembre, armistizio, quel partito diventerà la Democrazia Cristiana e avrà un nuovo leader quegli anni, che sarà Alcide De Gasperi, che diventerà uno dei primi ministri più importanti della storia d'Italia, De Gasperi, ok? E sarà poi, diciamo, l'erede di Don Sturzo alla guida di questo partito, nonché sarà il premier che guiderà l'Italia nel dopoguerra della Democrazia Cristiana. Partito Popolare, che diventa DC negli anni 43, 44, 45, vince le elezioni nel 46, 48 soprattutto, l'ADC, che è il partito di Scalfari, ma poi sarà il partito di tanti altri leader importanti sull'Italia, e l'ADC è un partito che avrà una destra e una sinistra. La destra del partito, perché la stessa Andreotti, Cossiga, la sinistra del partito,
Fanfani, Aldo Moro, l'ADC governerà questo partito ininterrottamente l'Italia dal 1946 al 1992, o da sola o in coalizione con altri partiti, perché l'Italia nata dalla guerra è un'Italia parlamentare, ovviamente parlamentare, pluripartitica, potete sapere, e ci sono governi di coalizione perché c'è un sistema proporzionale. Ripeto, l'ADC dal 46 al 92 in maniera ininterrotta governerà questo paese, o da sola oppure in alleanza con i liberali, i socialdemocratici, i socialisti, i repubblicani. Si chiamerà pentapartito se sono in 5, quadripartito se sono in 4. A volte ho governato anche governi di minoranza, cioè che per qualche mese non aveva i numeri in Parlamento ma gli si dava la fiducia ad hoc. Questo partito, Don Sturzo, De Gasperi, Andreotti, Fanfani, Cossiga, Moro, molto diversi come personaggi, Ciriaco De Mita, Goria, tanti leader diversi ha avuto, che hanno governato questo paese appunto per tanto tempo. Andreotti, sto capo di governo, penso per 7 volte, ok, Moro almeno per 5, andiamo subito a vederle, ecco, non diciamo gli errori. Governi Andreotti, per capire quanti governi hanno guidato, governi Andreotti, ok, i governi Andreotti, ok, furono tantissimi, guardate, 1, 2, 3, qua ci fu un governo Andreotti 7 ed è l'ultimo, dal 91 al 92, è chiaro? Aldo Moro tantissimi, vediamo che governi Aldo Moro, governi Moro, Moro lo sapete, e poi il presidente del Consiglio, nonché leader della Democrazia Cristiana, che sarà poi sequestrato, ok, dalle Brigate Rosse e dopo più di 40 giorni di prigionia, ok, con lo Stato che non tratta la liberazione, cioè o lo liberate o basta, invece le Brigate Rosse vogliono che vengano liberati dei prigionieri brigatisti e in cambio noi liberiamo Moro, lo Stato non tratta con le BR che hanno proprio l'acqua alla gola perché vorrebbero non ucciderlo, in senso che vorrebbero una trattativa politica per essere riconosciuti, cioè Stato riconoscimi e tratti con me, lo Stato non tratta e Aldo Moro verrà ucciso. Sono 5 i governi Moro, sono 5 i governi Moro. Moro appunto all'epoca nel 78, quando si è appunto sequestrato e ucciso in primavera, stava trattando con Berlinguer, il leader del partito comunista, dunque del partito opposto, per dare vita a un governo di compromesso storico, cioè la DC e il PC, due partiti avversari, stavano per dare vita a un governo di coabitazione per uscire da una profonda crisi, e quel sequestro, quel omicidio, quel lato terroristico cambiò profondamente anche le storie d'Italia. Va bene? Per dire, questo partito governerà ininterrottamente. Poi, mi spiace, oggi mancano molti, però alla fine hanno il video, poi lo scoppio di Tangentopoli e dunque alcuni personaggi, alcuni giudici, no? Non so, come Antonio Di Pietro ad esempio, lo scoppio di Tangentopoli, cioè aver scoperto un sistema di corruzione, partiti politici, imprenditori e burocrazia, sistema istituto italiano, farà sì che questi governi, no, finiranno travolti dalle scandole tangenti e la Democrazia Cristiana si scioglierà, si richiamerà Partito Popolare negli anni 90, ma poi dopo un po' di periodo confluirà il partito, si dividerà, un po' andrà con Berlusconi, nascerà un Centro Cristiano, l'UDC, con Casini, con altri, una parte darà vita a un altro gruppo che confluirà a lungo andare nel PD. Dunque la vecchia Democrazia Cristiana negli anni 90 comincerà a cambiare veramente nome, Partito Popolare, Centro Cristiano, Unione di Centro, chi andrà verso sinistra, chi andrà verso destra, e alla fine, ok, questo partito oggi non c'è più, ok? I cattolici oggi in Italia non hanno un partito di riferimento, ma hanno, come quasi tutte le parti d'Europa, non c'è parte della Germania, ma hanno dei riferimenti di valori, ok? La Lega parlerà ai cattolici con alcuni valori, il PD parlerà ai cattolici con alcuni valori, Berlusconi con alcuni valori, la Meloni con alcuni valori, no, ma non c'è più il partito cattolico, è chiaro? Torniamo indietro, andiamo al partito socialista. Il partito socialista vive un dramma dopo la Prima Guerra Mondiale, perché prende tantissimi voti, ha elezioni, ma come vive un dramma? E certo,
ma il Partito Socialista, che esce vincitore dalle prime delle elezioni, quello che prende più voti, non può salire al governo, perché è un partito rivoluzionario, perché non ha comunque i numeri per fare un governo, e dunque tutta la serie di partiti di centro liberale, ok, o di democratici, si uniscono e danno vita a un governo nuovo. Sarà il governo Nitti. Nitti diventerà il capo di governo il 19, dopo l'elezione del 19. Ci sarà un Nitti 1, un Nitti 2. Cioè, a un certo punto Nitti non ha più la maggioranza perché ci sono problemi economici, problemi di manovra di governo, okay? Di manovra economica del governo. Dunque ci saranno due governi Nitti, e all'opposizione del governo Nitti ci sono i socialisti, anche i cattolici, anche se alcuni cattolici a volte votano a favore. È chiaro, ma sono all'opposizione, va bene? I socialisti però sono attraversati da questo problema. Hanno una prospettiva politica rivoluzionaria. La maggior parte del gruppo socialista è diventato massimalista. Il Partito Socialista è massimalista. La posizione di Turati di riformismo è di fatto ormai una posizione in parte minoritaria, cioè sta crescendo l'ala massimalista, e a guidare l'ala massimalista è questo personaggio importante, Menotti Serratti, Ciro Menotti Serratti, che è di fatto il, ormai uno dei leader, è il leader principale del Partito Socialista, ok? È quello che, diciamo, recupera l'eredità di Turati. Ma Giacinto Menotti Serratti, cioè Ciro, perché era un altro rivoluzionario negli anni dell'insurrezione dell'Italia risorgimentale. Giacinto Menotti Serratti ha una posizione di questo tipo: noi dobbiamo fare la rivoluzione, ma l'attendiamo. È un attendismo rivoluzionario, perché è un attendismo nel senso che segue le masse, il Partito Socialista le vuole influenzare, sospingere, ma è al seguito tutto delle masse. L'obiettivo è ovviamente fare come la Russia, e dunque arrivare alla rivoluzione in Italia, ma non organizza questa rivoluzione. Cioè i massimalisti italiani non hanno quasi nulla in comune con i bolscevichi russi, perché il Partito Comunista Russo era un partito straorganizzato di militanti, un partito anche armato. Questo è un partito dove si inneggia la rivoluzione, si vorrebbe la rivoluzione, si aspetta la rivoluzione, ok? Ma i numeri per fare la rivoluzione non ci sono, ok? O andrebbero eventualmente ampliati, stimolati, ma soprattutto l'Italia non è la Russia. Non puoi fare la rivoluzione in due città e prendere il potere. È chiaro che se fossi insorto a Bologna e a Milano, una città produttiva importante, a Torino, avresti già fatto gran cose. Ma era difficile produrre. E il biennio rosso, con l'occupazione delle fabbriche torinesi, in cui la maggior parte poi dei lavoratori segue un compromesso moderato, cioè firma dei contratti, firma un contratto con il governo Giolitti, firma un contratto con i padroni, anche se non tutti i padroni ci stanno, dimostra che molti lavoratori vogliono fare il conflitto, vogliono confliggere, ma vogliono anche ottenere dei risultati per i loro salari, per le loro condizioni di vita, e non sono pronti alla rivoluzione. Cioè, la rivoluzione è una cosa gigantesca da fare. La rivoluzione implica un'organizzazione, implica ovviamente una militanza anche armata, o una militanza molto molto forte, un capillare sul territorio, organizzare in un altro modo. Dunque Menotti Serratti è sicuramente massimalista, invoca la rivoluzione, spinge la rivoluzione, però di fatto si è sempre in attesa che le condizioni cambino per la presa del potere e per instaurare la dittatura del proletariato. Dunque i socialisti si candidano nelle elezioni, ottengono tantissimi amministratori, la maggior parte delle città del centro Italia, dell'Emilia Romagna, è amministrata dal 19-20-21 da socialisti. Dunque entrano le macchine del potere, nella stanza del potere dei comuni, va bene? Ma da quello alla rivoluzione ovviamente ce ne passa. Nascono dunque nel Partito Socialista italiano dei gruppi minoritari che hanno l'obiettivo invece di organizzare la rivoluzione, promuoverla. Un gruppo nasce a Torino, ho detto ieri, ci ritorno, e un gruppo nasce a Napoli. A Napoli nasce il gruppo comunista, socialista rivoluzionario, comunista, va bene, di Bordiga, e si chiama poi i bordighisti.
e ha l'idea Bordiga di costruire un partito comunista in Italia, un partito comunque rivoluzionario su modello bolscevico, cioè dobbiamo darci un'organizzazione, una struttura come quella bolscevica, e bisogna dunque organizzare il partito su modello anche in parte leninista, e dunque organizzare nei luoghi di lavoro, organizzare nelle città una militanza pronta a fare la rivoluzione, un partito diffuso, radicato in maniera capillare sul territorio, modello partito bolscevico. Dall'altro lato a Torino nasce Ordine Nuovo, Gramsci con i suoi amici, in modo particolare Terracini, Tasca, che diventerà anche uno storico importante, Tasca, Togliatti, danno vita a Ordine Nuovo, l'intellettuale di riferimento è Gramsci, è un intellettuale detto più studiato ancora oggi nel mondo, con i suoi quaderni dal carcere, con le sue appunto riflessioni fatte poi sulla storia d'Italia, sul movimento contadino, operaio, sulla struttura del potere italiano, sui temi della cultura. Gramsci è un intellettuale molto importante. E Gramsci organizza Ordine Nuovo, che invece non ha come modello il partito bolscevico, su modello anche in parte leninista-stalinista, ma ha come modello la Repubblica dei Soviet, cioè bisogna spingere affinché in Italia si affermino dei consigli, dunque una repubblica consigliare, cioè dare vita in Italia a gruppi di operai, di studenti, che lavorano per l'instaurazione di soviet nelle grandi città operaie innanzitutto. Dunque l'operaismo, che è una tradizione poi d'assist italiana, cioè avere nel movimento operaio, ok, Karl Marx ovviamente in primis, il nucleo portante della rivoluzione, dunque l'operaismo, cioè far ruotare intorno l'operaio di fabbrica urbanizzato, la spinta rivoluzionaria è presente in Gramsci. Gramsci, Ordine Nuovo, Bordiga, un partito sul modello bolscevico, sono due gruppi di minoritari. I massimalisti di Serrati sono appunto invece maggioranza. Da questo partito però si staccheranno dei soggetti riformisti guidati da un parola importante, fondamentale nella nostra storia italiana, che è Giacomo Matteotti. Matteotti, che non è massimalista, che non è bordighista, che non è ordinovista, darà vita a un movimento, un partito socialista unitario, riformista, che vuol dire entrare poi in Parlamento e fare delle riforme a favore del lavoro, dei lavoratori. Matteotti, che poi passa alla storia per essere il grande accusatore dei brogli elettorali, delle violenze nella campagna elettorale del 24, nell'elezione del 24, e pagherà per la sua battaglia contro la violenza del fascismo, contro lo squadrismo, pagherà con la vita, perché Matteotti sarà ucciso da due fascisti e il corpo sarà ritrovato appunto fuori porta a Roma, e da lì la grande crisi del fascismo, che lì poteva effettivamente Mussolini perdere il potere, perché tutti gli indizi portavano al mandante Mussolini. È chiaro, lì il re avrebbe potuto sfiduciare Mussolini in seguito all'omicidio di un leader politico che non era solo questo d'Italia, era tra i leader politici più conosciuti in Europa. È chiaro, l'omicidio Matteotti ha una eco su tutti i giornali europei, dagli Stati Uniti d'America all'Inghilterra al Giappone. Pochi minuti per dire quella altra grande novità, ce la devo fare assolutamente. La novità è questa: nel marzo del 19 nasce a destra un nuovo movimento politico. Oggi abbiamo visto la sinistra e i cattolici. Nasce a Milano nel marzo del 19 il movimento dei fasci di combattimento. 23 marzo 1919, vi dicevo, in una di fatto sala della Camera del Commercio di Milano, Mussolini con ex combattenti, con reduci, con sindacalisti rivoluzionari, con intellettuali, con giovani borghesi, fonda un movimento. All'inizio un movimento molto piccolo, un movimento che fatica a avere consensi. Vi dicevo, non si riempie il teatro, per quello viene presa questa camera, questa sala della Camera del Commercio ben più piccola, e addirittura, come ci racconta anche Scurati in questo suo bel romanzo storico che si intitola M, il figlio del secolo, ci racconta come i giorni prima Mussolini sia disperato per le poche adesioni a questa assemblea fondativa, e che la stessa giornata vengano prese delle persone in strada per riempire la sala. Ma è anche interessante vedere questa cosa, come un movimento che nasce in questo modo veramente in difficoltà, con quattro volte disperati presi in strada, porterà, questo movimento diventerà il movimento che giungerà alla presa del potere in Italia e a dare vita a una dittatura ventennale, a rovesciare lo Stato liberale.
cioè il 23 marzo del 19 nasce un partito che nei primi anni è sempre due volte in volta pronto ad essere cancellato, a sparire, ad essere eliminato, essere marginale, e dall'essere marginale, piccolo e quasi sull'orlo di sparire, a diventare appunto il partito, comunque il movimento che darà il leader di una dittatura ventennale e porterà l'Italia, lo sapete, al fascismo, con tutto cosa ne comporta, soprattutto alla seconda guerra mondiale. Il movimento rovescerà lo Stato liberale, la monarchia liberale italiana, ok? Non la monarchia, lo Stato liberale, perché il re rimarrà sempre re d'Italia, perché il fascismo non rovescia il re, ma rovescia, abbatte, diciamo, lo Stato liberale, questa democrazia liberale molto molto giovane. Il movimento dei fasci di combattimento si colloca politicamente di fatto a sinistra, perché nel programma c'è l'abolizione del Senato, salario minimo, confisca dei beni della Chiesa che vanno nazionalizzati, ok? Redistribuzione dei profitti delle industrie belliche ai lavoratori. È un programma di sinistra, come nelle intenzioni iniziali, come nella vita, nella carriera, nella formazione di Mussolini. Ma, e questa novità, il tutto viene condito con un fortissimo nazionalismo e con un'avversione verso il gruppo dirigente, il Partito Socialista. Dunque ha delle idee spiccatamente di sinistra, per cui ve l'ho detto, no? Ma si colloca contro i socialisti e i comunisti e soprattutto immerge questa prospettiva politica dentro il brodo, in quel momento fertile, del nazionalismo. Chiudo dicendo che in questo però periodo il governo Orlando entra in crisi, perché a Versailles chiede che cosa al governo Orlando? Chiede di avere anche Fiume, gli viene data la Dalmazia, l'Italia, che è a maggioranza slava, dove invece ci sono maggioranze italiani. Fiume non viene lasciata appunto agli italiani, ma viene lasciata come città internazionale, la vorrebbero anche in realtà in questo regno jugoslavo che i francesi e gli inglesi fanno creare, vogliono creare. E dunque Fiume a chi spetta? Orlando sbatte la porta, torna a Roma, accolto come un uomo forte, ma poi è costretto a ritornare per cercare di trattare e non ottiene Fiume. Non ottenendo Fiume torna a casa e il governo cade. Ci sono le elezioni, vi dicevo, nascerà il governo Nitti, perché i socialisti sono molto forti, dunque il governo Nitti è obbligato a mettere insieme tanti liberali democratici per dare vita al governo, e qua chiudo, ma su questo nuovo governo pende subito un'azione politica militare che destabilizzerà il governo e anche le cancellerie d'Europa, che è l'azione che è veramente significativa e simbolica del nuovo mondo che arriverà, ed anche del fascismo, l'azione di D'Annunzio, il quale nel settembre del 19, con reduci, con ex combattenti, con nazionalisti, con dei giovani, con un militare, marcia su Fiume e occupa la città dell'Istria, proclamandola appunto città governata dall'Italia, e lui si proclamerà governatore della città di Istria, chiedendo alla comunità internazionale dunque un riconoscimento. Francesi e inglesi non solo non riconoscono, ma minacciano di intervenire militarmente, ok? A meno che l'Italia non risolva da sé questo problema. D'Annunzio, grande oratore, dunque moderno nell'interpretare la politica, cioè parla alle masse, parla anche alla pancia, grande dialettica, grande oratore, ma con la marcia su Roma e la marcia su Fiume, ecco qua, anticipa di fatto quell'azzardo politico che farà Benito Mussolini nell'ottobre del 22. Settembre 19, marcia su Fiume. Ottobre del 22, marcia su Roma. Dunque D'Annunzio, come leader politico, dalle capacità intellettive e raffinatezze retoriche non paragonabili a Mussolini, che rimane un uomo rudo, sì, mento volitivo, passione, ma non sicuramente di grande lingua, ok, o di grande raffinatezza, è anche più un uomo d'azione, ma la marcia di D'Annunzio anticipa questa politica fatta di marcia, di soldati, di masse, che sarà la caratteristica del fascismo e un domani anche del nazismo. Dunque è moderno nell'essere vate capopopolo nell'occupare. Come finirà Fiume? Finirà con Giolitti che, tornato al governo, intimerà a D'Annunzio di lasciare. D'Annunzio non lascia, Giolitti porterà le navi, le truppe di fronte a Fiume, pronto a bombardare, e dunque l'esercito italiano guidato da Giolitti sgombererà, diciamo, D'Annunzio, che dovrà ritirarsi, e lì la storia di D'Annunzio finirà, eccetera eccetera, e col trattato di Rapallo
viene posta fine alla questione fiumana, almeno per l'epoca.